Mi chiamo Jennifer e la mia ossessione è mangiare i materassi. Mi piace mangiarlo senza condimenti, niente maionese o burro, niente di questo. Ma infatti se vedi che ci dà una linea. Manda in estasi le mie papille gustative. Vibrano come le corde di una chitarra. Ma neanche ti mangiato pure la chitarra? Quando ho scoperto che Jennifer mangia i materassi, sono rimasto sbalordito, confuso. S'atta accorto che sordo in due suona da ravoglio in due materassi e ti mangia usi hot dog. Ma cosa mangiato pure la mosca, mo? Raccontami come fai. Aspetta. Aspie, facci mangiare un attimo i pirulette e poi tu dici. Mi assicuro che mia madre non sia nella sua stanza in modo... In modo che andamagni pure a essa. Da potermi intufolare. Magari mentre sta facendo la doccia e vado a prenderne un po'. Il motivo per cui non mangio il mio materasso è che l'ho già mangiato tutto, purtroppo. E infatti se vede. Ho iniziato dalla parte migliore. La parte migliore per me è lo strato superficiale. Dice a me mi piace più la parte di pir, perché te ne chilo retrogusto e pecorine, che quando ti fai chilo bicchierino le sorsette a copp, a roppo tu voglia cucca pure in terra. Poi scendo fino allo strato più interno e lo taglio, dopodiché inizio a strapparlo con le mani. Ne prendo un pezzo. Oh, mi hai fatto venire fame pure a me. Ma! Mo fanno panino con un pare felle di vana ind! Mi ci metteci pure un pare cuscina! Senza condimenti! In genere scavo per mangiare un materasso intorno alle 2 del pomeriggio. In quel momento ne ho urgenza, ne ho bisogno, devo assolutamente farlo. E per qualche motivo ne ho voglia dopo il sesso. Non ne maghi di chiave. Gli effetti collaterali di mangiare i materassi. L'aria nella pancia è l'unico che ho. Ma bulla quando hai fatto un pari pirata. Sono molto preoccupato per la sua salute e per il suo apparato digerente. Perché ho visto come lo espelle. Ma perché ti metti a guardare solo mentre caca? Viene fuori in pezzi di te. Rimane identico a quando lo mangio. E fammi una cortesia, cacami un lottino che stasera ne ha dormito poto, ma a casa mi senza rimarlo la mamma a mettere. Una volta mi ha anche intasato il bagno, non riuscivo a mandarlo giù. Se avessi avuto il bisogno disperato di mangiarne ancora, avrei potuto lavarlo, ripulirlo del tutto e poi mangiarlo di nuovo volendo. Ma avrei dovuto essere davvero disperata e non lo sono. No, mica sei disperata. Tu sei una bomba. Ti mangiato solo lì nella macchina, a 5 anni. E a 10 anni che hai fatto? Ti mangiato un motore. Negli ultimi 10 anni i materassi sono stati la mia ossessione. No, no, non è stata solamente la tua ossessione. Io conosco uno che ha su 20 anni che è ossessionato di materassi. Ben ritrovati! Approfittate di questo momento d'oro. Continuano i grandi sconti su tutti i materassi Emiflex.